primo ricordo di un circolo ARCI? Allora, in realtà non ho un vero primo ricordo, è come se nella mia vita io mi ricordo da sempre i circoli ARCI, probabilmente come tanti empolesi della mia età e delle generazioni successive. Anzi, le volte che un circolo ARCI non c'è più, perché magari diventa un'attività commerciale, vivo come uno spaesamento. Quale tipo di iniziativa ti piacerebbe vedere all'interno di un circolo? Allora, in generale mi piacciono tanto le iniziative nei circoli, di tutti i tipi, perché sono sempre occasioni di confronto in cui la città si comunica e generalmente nascono esperienze positive. Io, per esempio, ho collaborato con ARCI Toscana internazionali per la Palestina, ma anche per i bambini peruviani, e ricordo che anche questi argomenti facevano crescere la comunità. E partecipo quando ci sono iniziative sull'immigrazione, partecipo quando ci sono iniziative di vario tipo. Ecco, credo che questa sia una delle ricchezze dell'ARCI. Se fossi presidente di un circolo ARCI, cosa chiederesti all'amministrazione comunale? Io credo che stiamo vivendo in questo paese un momento difficile. Le spinte di destra, le parole d'ordine di odio che stanno emergendo hanno bisogno, ancora più bisogno, di una presenza dell'ARCI radicata sul territorio. Per cui chiederei questo all'amministrazione, di aiutarci ad essere presenti e radicati come presidio di socialità, presidio di sinistra sul territorio. Cosa potresti fare da sindaco per l'ARCI? Qui mi verrebbe un po' da parafrasare John Kennedy, cosa potrebbe fare l'ARCI per la città, e credo che potrebbe far tanto. Io credo molto nel confronto e nella sinergia, per cui mi piacerebbe questo. Da sindaco io vorrei, tratterei l'ARCI come l'altro associazionismo. Empoli è una città vivace da questo punto di vista, con pieno diritto di cittadinanza, anche tutte le volte che potremmo non essere d'accordo, perché appunto sono assolutamente convinta che la ricchezza nasca da questo, dal confronto. Un'altra cosa che credo un'amministrazione, anche per valorizzare questa esperienza dell'ARCI, ma anche delle associazioni in generale, sia un'attenzione a sgravi tariffari, cioè a permettere le condizioni perché attività non commerciali possano essere protagoniste del nostro territorio. Perché un tesserato ARCI dovrebbe votarti? Noi abbiamo un programma di sinistra che parte da un'analisi dei bisogni, in particolare dei soggetti più fragili. Io credo che sia nella storia di ARCI questa attenzione, per cui credo dovrebbe votarmi per questo. Credo però che i tesserati ARCI abbiano la capacità di leggere la realtà e le proposte che ci sono. Per cui credo, l'appello che vorrei fare a un tesserato ARCI è di votare secondo coscienza il progetto che ritengono migliore, perché la vera lotta all'antifascismo si fa promuovendo un governo di sinistra, un governo che parta dai bisogni della città. Hai la tessera ARCI? Sì. Vediamo se... Grazie. Grazie a voi.